Amici 21, serale, settima puntata. La finale del talent show di Maria De Filippi si avvicina. Ecco cosa è successo nella settima puntata del talent show. La settima puntata del serale di Amici 2022 ha scremato di un solo allievo il numero totale. Non è ancora chiaro né quanti posti ci sono in finale, né quando ci sarà la finale. L'unica cosa certa è che l'ultima puntata non andrà in onda sabato 14 maggio, per evitare di scontrarsi con la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. Dopo stasera, però, ci sono 7 allievi in semifinale. Stasera, il boccino della prima partita è finito nelle mani di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La sorte ha sorriso ancora loro, la busta scelta da Stash conteneva proprio i loro nomi. Hanno sfidato subito la squadra dei Cuccatodo e hanno vinto. Nunzio è finito al ballottaggio finale. I giudici hanno condannato lui, dopo aver salvato prima Alex e poi Serena. La Celentano ha provato ancora a muovere la critica del corpo di ballo dietro a Nunzio, durante le esibizioni. La seconda partita ha visto esibirsi la squadra Zerbicele contro quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Nella prima sfida è andato in scena un guanto di sfida di danza, Michele contro Dario. Veronica ha difeso il suo allievo, e non solo, ha difeso anche il suo ruolo di insegnante modern. Ha detto alla collega che, essendo una professoressa di modern, è in grado di giudicare Dario come ballerino. C'è stato ancora uno scontro, Dario si è difeso, ma la lite tra le due insegnanti è stata furiosa. C'è stato anche un altro momento di tensione, stavolta tra Luigi e Anna Pettinelli. L'allievo, in settimana, si è sentito dire che è stato incensato dai giudici e che quasi si sente, o viene fatto passare, per il nuovo Bon Jovi. La Pettinelli però ha mantenuto il suo pensiero, non è d'accordo con i voti dei giudici, o almeno non sempre, e ha pure ribadito il suo pensiero su Luigi. Anche la seconda partita, comunque, è stata portata a casa da Luigi e Michele. Stavolta al ballottaggio, è andato Albe. Viste altre due esibizioni, i giudici hanno scelto di premiare la cantante, quindi hanno vinto i Cuccatodo. Luigi al ballottaggio, ma salvato per primo. All'ultimo scontro quindi, c'erano Albe e Nunzio. Ancora una volta in casetta, Nunzio ha detto di essere molto soddisfatto. Se fosse entrato a settembre avrebbe puntato alla vittoria, ma a metà serale si sentiva già sereno col suo percorso. Era pronto anche stasera all'eliminazione. Albe intanto era intimorito, perché Nunzio ha superato ben 4 ballottaggi. Intanto li ha raggiunti Serena. Quindi si è collegata Maria e ha dato il verdetto. Nunzio è stato eliminato da Amici 2022. Il ballerino ha reagito bene. Ha preso la parola per fare i suoi ringraziamenti, in primis a Raimondo Todaro, in seguito ha ringraziato anche la Celentano. Che ne pensate? Trovate giusta l'eliminazione definitiva di Nunzio dal talent? Oppure avrebbe dovuto lasciare la scuola Albe? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.